Mentre scienziati e astronomi osservano in sempre maggiori dettagli le stelle più vicine, scoprono nuovi esopianeti, cioè mondi fuori dal nostro sistema solare. Le stelle con pianeti una volta erano considerate delle rarità e invece stanno diventando la norma e non più l'eccezione. Approssimando, gli scienziati ritengono che possano esserci 40 miliardi di pianeti simili alla Terra soltanto nella nostra Via Lattea. I primi esopianeti sono stati scoperti nel 1992 e orbitavano intorno a una pulsar, i resti di una gigantesca stella che, dopo essere esplosa, si è trasformata in una stella di neutroni. Grazie ai dati raccolti dall'osservatorio di Arecibo, a Porto Rico, Alexander Volshan ha scoperto tre pianeti simili alla Terra nell'orbita della pulsar PSR B1257-12. Altre pulsar vengono individuate con nubi di polvere e anelli nelle loro orbite, il che fa pensare che questi tre pianeti siano di seconda generazione. Quelli originali sarebbero stati distrutti dall'esplosione stellare e i detriti rimasti hanno poi formato i tre pianeti. Passano altri tre anni prima che venga identificato il primo pianeta orbitante intorno a una stella di classe G simile al nostro Sole. Un gigante gassoso come Giove che orbita ogni 4 giorni intorno a Pegaso 51. E 5 anni dopo si scoprono diversi pianeti in orbita intorno a un'altra stella. Gli esopianeti non sono facili da individuare. Sono piccoli, la loro luce è coperta da quella della loro stella e sono infinitamente distanti. Sono 3 i sistemi principali per scoprire i pianeti. Il più difficile è quello dell'osservazione visiva diretta con i telescopi, sia sulla Terra che in orbita. Sono 59 i pianeti individuati in questo modo. Poi ci sono i cosiddetti metodi indiretti, uno dei quali è quello delle velocità radiali. Mentre un pianeta orbita, la sua attrazione gravitazionale porta la sua stella a muoversi avanti e indietro. Questo minimo movimento radiale modifica in misura infinitesimale, ma registrabile, lo spettro della stella per via dell'effetto Doppler. Con degli spettrografi particolarmente sensibili, lo spettro può essere misurato e utilizzato per ricavare dettagli della massa e dell'orbita di un pianeta. Il telescopio da 3,60 m di La Silla, in Cile, ha uno di questi spettrografi chiamato HARPS, particolarmente impegnato nella ricerca di esopianeti. Questo è Tau Botis, uno dei primi pianeti scoperti utilizzando questo metodo. A 51 anni luce dalla Terra, è un pianeta gigantesco, con una massa 4 volte quella di Giove. Finora sono oltre 600 i pianeti scoperti in questo modo. Un altro metodo di osservazione, quello che finora ha avuto più successo, è il metodo del transito. Un pianeta che passa davanti alla sua stella parente, relativa a noi, produce una minima riduzione della sua luce, che può essere rilevata da strumenti molto sensibili. In questo modo ne sono stati individuati circa 1200. Fino ad ora si riteneva che gli esopianeti orbitassero più o meno sullo stesso piano e nella stessa direzione rispetto alla rotazione della stella. E invece, nuove osservazioni hanno dimostrato che molti orbitano con un angolo molto più largo rispetto all'asse della loro stella. Nel caso raffigurato, l'orbita di WASP-8b è completamente rovesciata. Ci sono poi altri strumenti e altre tecniche utilizzate dai cacciatori di pianeti. Citiamo solo le microlenti, l'oculazione e il TTV, o Transit Timing Variation. Spesso nelle verifiche viene poi utilizzata più di una tecnica. In ogni caso, tornare a studiare un pianeta dopo qualche tempo può portare a risultati sorprendenti, come nel caso di HD189733b, un pianeta caldo simile a Giove.
Tornando a studiarlo, Hubble ha infatti verificato che la sua atmosfera gli era stata strappata via da una violenta eruzione stellare. Visto che il telescopio spaziale Hubble deve occuparsi di una vasta area di ricerche e di osservazioni, lo affianca a Corot, un cacciatore di pianeti. La missione è guidata dalla CNES, l'Agenzia Spaziale Francese, con il contributo di ESA, Austria, Belgio, Germania, Spagna e Brasile. Lanciato nel 2006, la missione prosegue per 7 anni e localizza 2 pianeti intorno alla stella Corot 7, uno dei quali è il primo ad avere una densità simile a quella della Terra. In tutto, Corot ha individuato 32 pianeti e un altro centinaio è in attesa di conferma. Il telescopio spaziale a infrarossi Spitzer della NASA viene lanciato per studiare i resti di dischi protoplanetari e di detriti spaziali che orbitano intorno alle stelle, oltre che le curiose stelle nane, note anche come stelle mancate. Le caratteristiche di Spitzer gli permettono presto di scoprire numerosi nuovi pianeti e di redigere una mappa all'infrarosso di pianeti già noti come Giove Caldo HD 149026b, a circa 256 milioni di anni luce nella costellazione di Ercole, un corpo celeste sulla cui superficie si registra l'incredibile temperatura di 2040 gradi, la più alta mai registrata finora su un pianeta, e che è anche il più buio perché non riflette la luce del Sole nello spazio. Compie inoltre una rivoluzione intorno alla sua stella in meno di 3 giorni. Un pianeta un terzo più piccolo della Terra, tra i più piccoli mai scoperti, e che ruota a soli 33 anni luce da noi intorno alla stella GJ436UCF1.01, potrebbe essere il più vicino nel nostro sistema solare ad essere più piccolo del nostro mondo. Il pianeta, prevalentemente roccioso, orbita così vicino alla sua stella che la sua superficie probabilmente è fusa. Come HD 189733b nella costellazione della Volpetta, appare strettamente legato alla sua stella, mostrando sempre la stessa faccia mentre gli orbita intorno. E Spitzer è stato in grado di distinguere sulle sue nuvole temperature che vanno dai 650 ai 1700 gradi centigradi. Le termoimmagini di questi giganti bollenti ci hanno fornito nuovi particolari di mondi così distanti. Ma cambia tutto nel 2009, con il lancio dell'osservatorio spaziale Keplero. Come parte del programma di ricerca della NASA, Keplero viene utilizzato per monitorare un grosso ammasso stellare della Via Lattea che sembra seguire il percorso della Terra. E studiando un totale di 165.000 stelle alla ricerca di eventuali cambiamenti nella loro luce, ha individuato oltre 1.100 possibili candidati. Per ora sono candidati, ma sono sicuro che verranno confermati quasi tutti nei prossimi anni. E sono più di quanti ne abbiamo scoperti nella storia. I pianeti che stanno emergendo sono letteralmente di tutti i tipi, come Keplero 16b, in orbita intorno a 2 stelle. O mondi ghiacciati come Gliese 1214b. Oggi la squadra di Keplero ha annunciato di avere altri 1094 nuovi pianeti candidati, portando il totale a 2326. Di questi, 207 hanno le dimensioni della Terra, 48 si trovano nella cosiddetta zona abitabile e 10, infine, hanno un raggio minore rispetto a quello della Terra. Sono quindi pianeti potenzialmente rocciosi, il che è eccitante perché stiamo parlando di pianeti almeno in teoria abitabili delle dimensioni della Terra. I sistemi di osservazione combinati terrestri e basati nello spazio portano gli scienziati a ritenere che i pianeti che orbitano intorno alle stelle siano la regola piuttosto che l'eccezione e che la media di pianeti per stella sia superiore all'unità. Keplero ha già scoperto almeno 86 stelle con sistemi planetari multipli. Keplero 11, ad esempio, ha 6 pianeti confermati che orbitano intorno a una stella simile al Sole. Il sistema planetario Keplero 11 è straordinario. È estremamente compatto. È estremamente piatto.
E c'è un importante numero di grossi pianeti che ruotano intorno alla sua stella. Nessuno ipotizzava neanche l'esistenza di sistemi simili. A questo punto, se c'è meno dell'1% di stelle che hanno sistemi come Keplero-11, o magari solo 1 su 1000, 1 su 10.000 o 1 su 1 milione, questo non lo sappiamo, perché ne conosciamo uno soltanto. Il crescente numero di pianeti confermati fornisce nuove ipotesi sulla loro formazione. Stiamo apprendendo sempre di più sulle orbite dei pianeti, sulla loro massa, sulle loro dimensioni, e siamo solo all'inizio. Keplero continua a fornirci dati, e sono certo che scopriremo che là fuori c'è un numero incredibile di pianeti molto diversi che orbitano intorno alle stelle della nostra galassia. Intorno ad ogni stella c'è una regione interstellare chiamata zona abitabile. A volte definita anche come zona abitabile circumstellare, è una regione non troppo fredda né troppo calda, dove un pianeta, in determinate condizioni, potrebbe supportare la presenza di acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi anche forme di vita. Il primo pianeta delle dimensioni terrestri in una zona abitabile è stato scoperto intorno a una nana rossa, chiamata Keplero-186f, ed è appena il 10% più grande della Terra. Keplero-186f è il primo pianeta delle dimensioni della Terra scoperto in una zona abitabile. È il più esterno di 5 pianeti in orbita intorno a una stella più piccola e fredda del Sole. Il pianeta le orbita intorno circa ogni 130 giorni e questo gli offre le condizioni potenziali per avere ancora acqua liquida sulla sua superficie. La stella Keplero-186 è a 500 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno. Questo pianeta, Keplero-186f, orbita intorno a una stella più piccola e debole del Sole. Quindi potremmo aver trovato un pianeta grande come la Terra e che riceve più o meno la stessa quantità di energia. Ne consegue che, invece di una sorella gemella della Terra, potremmo aver trovato una sua cugina. Pur ritenendolo un mondo roccioso, la sua massa e densità sono ancora tutte da determinare. È stata una delle vere pietre miliari nella nostra ricerca di un eventuale mondo in cui sarebbe possibile la vita, se ce n'è uno là fuori. L'idea è di cercare qualcosa che abbia le caratteristiche di base che presenta la nostra Terra. Beh, a tuttora non ne abbiamo ancora la certezza, ma ci sono delle similitudini. A tutt'oggi sono stati scoperti oltre 48 pianeti simili alla Terra nelle cosiddette zone abitabili. Gliese 581d ha 4 pianeti confermati e si ipotizza che quello più esterno fosse un mondo ghiacciato che, avvicinatosi al Sole, si sia trasformato in un pianeta ricoperto da un immenso oceano. Keplero-62f dovrebbe avere invece una composizione rocciosa ed è solo il 40% più grande della Terra. Questo ne fa l'esopianeta noto più vicino alle dimensioni della Terra nella zona abitabile di un'altra stella. Keplero-62e orbita ai margini interni della zona abitabile ed è all'incirca il 60% più grande della Terra. Altre recenti scoperte sono Keplero-438b, 442b e 440b. Una super Terra. L'esopianeta classificato come GJ1214b orbita intorno alla sua stella madre. Si tratta del primo esopianeta la cui atmosfera sia stata effettivamente analizzata. Ha una massa 6 volte quella della Terra e sembrerebbe circondato da un'atmosfera di vapore o di spesse nuvole di foschia. Basandosi sulle osservazioni, si ipotizza che il 22% delle stelle simili al nostro Sole
possono avere dei pianeti delle dimensioni della Terra che orbitano nella loro zona abitabile. Considerando i 200 miliardi di stelle nella nostra Via Lattea, sarebbero circa 11 miliardi i pianeti potenzialmente abitabili, che diventano 40 miliardi se consideriamo anche le nane rosse. Qualcuno di questi mondi è vicino alla Terra? È proprio così. La stella più vicina a noi è il noto gruppo di Alfa Centauri, con le più luminose Alfa e Beta Centauri, oltre alla nana rossa Proxima Centauri, la stella più vicina alla Terra. Intorno ad Alfa Centauri B orbita un pianeta delle dimensioni della Terra, il che ne fa l'esopianeta più vicino al nostro sistema solare, a poco più di 4 anni luce di distanza, quasi a portata di mano. Entrato nella quarta campagna di osservazioni, adesso Kepler è impegnato nella ricerca di esopianeti tra circa 16.000 stelle. Si stima che il combustibile di bordo possa alimentarlo almeno fino al dicembre del 2017. E finora Kepler ha portato all'individuazione di 1013 esopianeti confermati, intorno a 440 sistemi stellari. Ma i telescopi basati a Terra continuano nel lavoro di selezione alla ricerca di possibili pianeti candidabili. Lo spettrografo ARPS, basato alla CIA in Cile, è adesso affiancato dal Next Generation Transit Survey, o NGTS, che si concentrerà sugli esopianeti in transito, con particolare riguardo nei confronti dei pianeti più piccoli. L'NGTS è studiato per operare in modo autonomo, e continuerà a monitorare la luminosità di centinaia di migliaia di stelle relativamente brillanti nei cieli del sud. Il grande telescopio dell'ESO di Cerro Paranal, in Cile, composto da 4 telescopi individuali, sarà migliorato dalla nuova generazione di ottiche adattive chiamata Sphere, insieme ad altre tecnologie migliorate, tra le quali il Gemini Planet Imager nel vicino Cerro Pachón, entrato ora in attività, mentre la tecnologia Subaru Coronagraphic Extreme è attualmente in fase sperimentale. Telescopi nuovi e più potenti sono in arrivo nei prossimi anni. Quello da 30 metri che entrerà in funzione a Mauna Kea, nelle Hawaii, avrà 492 piccoli specchi esagonali, che operando insieme arriveranno per l'appunto alla misura totale di 30 metri. Il GMT, o Giant Magellan Telescope, sorgerà presso l'osservatorio di Las Campanas, in Cile. Sarà composto da 7 specchi da quasi 8 metri e mezzo, che uniti formeranno lo specchio principale. E molto si lavora anche sugli specchi. Il grande telescopio europeo che sorgerà nel deserto di Atacama sarà completato nel 2024. Avrà uno specchio da 39 metri di diametro, composto da 798 piccoli specchi esagonali, e sarà il più grande mai costruito, consentendo agli scienziati di studiare più da vicino l'atmosfera degli esopianeti. Anche i telescopi piazzati in orbita stanno progredendo. La prossima generazione di telescopi James Webb ad infrarossi sta subendo gli ultimi rigorosi collaudi.
Il lancio, previsto nell'ottobre del 2018, metterà in orbita il telescopio da 6 metri e mezzo che andrà così a rimpiazzare l'Hubble e lo Spitzer. Quasi fosse una nuova corsa all'oro, là fuori ci sono migliaia di pianeti da individuare e l'interesse è altissimo. Il lancio di TESS, il Transiting Exoplanet Survey Satellite, è previsto per il 2017. TESS sonderà il cielo intero alla ricerca di esopianeti utilizzando 4 macchine fotografiche all'avanguardia. Sarà così in grado di determinare anche la composizione chimica della loro atmosfera. Anche il lancio di CHEOPS è previsto nel 2017 e la sua missione sarà quella di caratterizzare gli esopianeti in transito davanti alle loro stelle ospite. Il satellite sarà molto compatto, un cubo di 1,5 metri di lato, e avrà una vita operativa di 5 anni. L'Agenzia Spaziale Europea ha varato un nuovo programma denominato Cosmic Vision, che durerà dal 2015 al 2025. Mentre Plato, un altro cacciatore di esopianeti, verrà lanciato nel 2024. Altri progetti in programma sono PEGASE, attualmente sviluppato in Francia, EXCEED, cioè Exoplanetary Circumstellar Environments and Disk Explorer Part della NASA, e FINESSE, il Fast Infrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer, che verrà lanciato nel 2019. Il WFIRST, o Wide Field Infrared Survey Telescope, è un altro osservatorio spaziale della NASA che avrà il compito di facilitare la comunità di cacciatori di pianeti, essendo dotato di un coronografo che permetterà di riprendere direttamente esopianeti e cinture asteroidali. Un'altra impegnativa missione NASA è il progetto Starshade, il cui lancio è previsto per il 2019 e che sarà in grado di bloccare fisicamente la luce delle stelle con un parasole, permettendo l'osservazione diretta degli esopianeti. La NASA sta già pensando al sostituto del telescopio James Webb. Si chiamerà Advanced Technology Large Aperture Space e si calcola che sarà 2000 volte più sensibile di Hubble. Se tutto andrà come nei programmi, ATLAS potrebbe essere lanciato tra il 2025 e il 2035. Con nuovi strumenti e nuove tecnologie, sarà solo questione di tempo prima di individuare dei mondi simili alla Terra in grado di ospitare forme di vita. E magari un giorno persino dei pianeti che emettono segnali radio o di altro genere, indicativi di civiltà intelligenti sufficientemente avanzate, rispondendo così alla famosa domanda: siamo soli nell'universo? Che orbita ogni 4 giorni intorno a Pegaso 51 e 5 anni dopo si scoprono diversi pianeti in orbita intorno a un'altra stella. Gli esopianeti non sono facili da individuare. Sono piccoli, la loro luce è coperta da quella della loro stella e sono infinitamente distanti. Sono 3 i sistemi principali per scoprire i pianeti. Il più difficile è quello dell'osservazione visiva diretta con i telescopi, sia sulla Terra che in orbita. Sono 59 i pianeti individuati in questo modo. Poi ci sono i cosiddetti metodi indiretti, uno dei quali è quello delle velocità radiali. Mentre un pianeta orbita, la sua attrazione gravitazionale porta la sua stella a muoversi avanti e indietro. Questo minimo movimento radiale modifica in misura infinitesimale, ma registrabile, lo spettro della stella per via dell'effetto Doppler. Con degli spettrografi particolarmente sensibili, lo spettro può essere misurato
e utilizzato per ricavare dettagli della massa e dell'orbita di un pianeta. Il telescopio da 3,60 m di La Silla, in Cile, ha uno di questi spettrografi chiamato HARPS, particolarmente impegnato nella ricerca di esopianeti. Osservatorio di Arecibo, a Porto Rico, Alexander Volshan ha scoperto tre pianeti simili alla Terra nell'orbita della pulsar PSR B1257-12. Altre pulsar vengono individuate con nubi di polvere e anelli nelle loro orbite, il che fa pensare che questi tre pianeti siano di seconda generazione. Quelli originali sarebbero stati distrutti dall'esplosione stellare e i detriti rimasti hanno poi formato i tre pianeti. Passano altri tre anni prima che venga identificato il primo pianeta orbitante intorno a una stella di classe G simile al nostro Sole. Un gigante gassoso come Giove. Mentre scienziati e astronomi osservano in sempre maggiori dettagli le stelle più vicine, scoprono nuovi esopianeti, cioè mondi fuori dal nostro sistema solare. Le stelle con pianeti una volta erano considerate delle rarità e invece stanno diventando la norma e non più l'eccezione. Approssimando, gli scienziati ritengono che possano esserci 40 miliardi di pianeti simili alla Terra soltanto nella nostra Via Lattea. I primi esopianeti sono stati scoperti nel 1992 e orbitavano intorno a una pulsar, i resti di una gigantesca stella che, dopo essere esplosa, si è trasformata in una stella di neutroni. Grazie ai dati raccolti dallo